Con una strepitosa tripletta del difensore Corador Fabio Campanaro e la rete del giovane Deoma, il Gela conquista 3 punti importanti in chiave playoff. Ieri contro il Ragusa dell'ex Alessandro Nigro, vincere non era di certo una passeggiata, ma la squadra di mister Totò Bruculeri ha saputo fare tesoro degli errori commessi nelle ultime uscite e davanti al pubblico di casa non ha tradito le aspettative, vincendo con un sonoro 4-0. Una vittoria dunque convincente per Messana e compagni che hanno saputo imprimere sin dal primo minuto una determinazione ed una grinta quest'anno vista soprattutto con le grandi squadre. Su tutti la prestazione gagliarda non solo di Campanaro ma anche di Chiavaro, Cutaia e la prova generosa di Mezzasalma. Con il portiere Pandolfo praticamente mai chiamato in causa dagli avversari, il Gela ha messo le corde alla formazione ospite con questi ultimi che hanno cercato di mettere in difficoltà la squadra di casa soltanto in un paio di occasioni e nulla più. Il portiere Pandolfo è stato praticamente inoperoso. Sì, non nego che sono felice di questa tripletta, non credo che capita tutti i giorni, però la cosa più importante era vincere e così è stato. Il pallone è già stato firmato da tutti i miei compagni e ci tenevo a ringraziarli perché se faccio questi 3 gol è soprattutto merito loro. Invece, quando riguarda la partita, è stata una partita tosta, il risultato, diciamo, è un po' eclatante perché loro hanno espresso un buon calcio e abbiamo avuto gli episodi dalla nostra parte. Abbiamo perso 5 giocatori, in più Corso non era nelle migliori condizioni. Però siamo venuti qua, innanzitutto nessuno può dire che la squadra non abbia provato o non ha giocato a calcio. Naturalmente gli interpreti erano giovani e quindi siamo stati castigati. Abbiamo preso 2 gol sul calcio piazzato. Uno su un fallo laterale e un altro su un infortunio del portiere. Non mi ricordo un'azione importante da parte loro. Hanno fatto una partita gagliarda, tosta. I miei ragazzotti devono crescere. Oggi l'età media era di 21 anni, barra 20 anni, quindi i ragazzetti stanno crescendo. Gara d'esordio anche per il giovane Claudio Mezzasalma, fratello dell'attaccante Felice. Io ormai sono innamorato del Gela Calcio e da molto tempo che lo seguo in curva perché sono un tifoso giustamente gelese come tutti gli altri e vedevo mio fratello giocare quando era in curva. Io aspettavo questo momento, questo bellissimo momento che è giocare con lui. Per me è la prima volta dopo moltissimo tempo che speravo. Che beh, che dire, finalmente sono qui dopo che gioco con la Juniores. Infatti mercoledì abbiamo un'importante partita con la Juniores che non mollerò mai, però spero che questo sia un piccolo inizio di una grande avventura per il mio futuro per il Gela Calcio.